Cari colleghi, visti i risultati ottenuti al Senato, capite bene che è inutile parlare di fiducia alla Camera. Quella fiducia che al Senato le ha già concesso il condannato Berlusconi. Questa legge elettorale truffaldina vi ha permesso di ottenere la maggioranza con dei risultati ridicoli. Questa legge l'avete voluta voi, questa legge la volete voi. Presidente Letta, lei è un bugiardo e le spiego il perché. Non si esprime lei... in questo modo. Presidente, si esprima non è... in modo corretto nei confronti del Presidente del Consiglio, per Presidente, favore. Presidente, non è un'ingiuria perché la sto argomentando. Lei, davanti a 5 milioni di persone... ha dichiarato che il PD voleva il Mattarellum e che il Movimento 5 Stelle voleva il Porcellum. Lei è un bugiardo, perché lei ha detto testuali parole. Il mio partito, il PD, è stato sempre favorevole al Mattarellum. Falso! Il suo partito, il PD, ha presentato in aula una mozione e ha ottenuto un solo voto dal PD. Neanche le persone che hanno firmato la mozione hanno votato a favore del ritorno al Mattarellum. Questa è storia ormai, le altre sono balle. E lei, Presidente? Colleghi, per favore, lasciatelo parlare. E lei, Presidente, ha detto di essere sempre stato a favore del Mattarellum. Falso! Lei ha votato contro il Mattarellum. E anche questa è storia. Lei sa benissimo che non possiamo richiamare uno per uno i 5 milioni di telespettatori che hanno ascoltato queste menzogne. Ma oggi per fortuna c'è la rete e ci penseranno i cittadini stessi a sbugiardarla. Noi cittadini stiamo male, voi non avete idea, voi vivete in un altro mondo, non state in mezzo alla gente. La gente vi conosce e non vi rispetta. Noi lo vediamo, anzi lo sentiamo. Ci vengono i brividi ad ascoltare le storie dei pensionati in difficoltà, delle famiglie che hanno perso il lavoro, degli studenti costretti a scappare. Non è solo una questione di fame. È un'umiliazione oggi non avere la possibilità di vivere una vita dignitosa. Il reddito di cittadinanza, proposto dal Movimento 5 Stelle, è un reddito di dignità. La dignità, quella che oggi avete perso definitivamente al Senato con questo teatrino indecente. Che sia chiaro, voi non avete niente da insegnarci. Le migliori proposte qui dentro le abbiamo fatte noi e i soldi per realizzarle ci sono. Noi cittadini rappresentiamo il buon padre di famiglia ogni giorno, mentre sotto la mia finestra un padre di famiglia rovista nella spazzatura. Alcuni di voi girano in auto blu con la scorta che gli mantiene il carrello mentre fanno la spesa. Lei, Presidente Letta, ha detto nel suo discorso inaugurale che avrebbe aiutato la povera gente. Cosa ha fatto per i poveri? Voi avete bocciato il nostro reddito di cittadinanza e nel frattempo continuate ad elargire stipendi favolosi a nuovi dirigenti, commissari e presidenti. Continuate a creare fantomatiche società
che non servono a niente e a nessuno. E date ai vostri amici stipendi da 250.000 euro. Con uno solo di questi stipendi potremmo dare il reddito di cittadinanza a 20 cittadini in difficoltà e tagliando 1.000 dirigenti aiuteremmo 20.000 cittadini onesti. A proposito di dirigenti, abbiamo scoperto che solo nel suo palazzo, Presidente, ve ne sono quasi 400. 400 dirigenti in un solo palazzo. Vergognatevi! Io sono un piccolo imprenditore e ora mi rivolgo ai miei colleghi piccoli imprenditori italiani. Mettereste mai in piedi un'azienda con un dirigente da 250.000 euro ogni 5 dipendenti? Voi no, colleghi imprenditori, i partiti sì. E allora come potete pensare che questi partiti possano risolvere i nostri problemi? Presidente Letta, noi non vi abbiamo mai creduto, non abbocchiamo alle vostre trappole. Se ci fossimo scongelati, oggi saremmo come voi. Ci avete detto che l'IVA l'avreste stabilizzata. Falso! L'avete aumentata. Ci avete detto che avreste eliminato l'IMU. Falso! La ritroveremo nella service tax. Il vostro ex candidato premier Bersani ha dichiarato al TG che avrebbe rivisto il programma per l'acquisto dei cacciabombardieri F-35 perché erano spese folli. Falso anche questo. Come potete chiedere una verifica? Cosa avete fatto realmente? Avete aumentato la benzina? Le marche da bollo, gli alcolici, l'avete fatto, ripeto, avete aumentato la benzina, le marche da bollo, gli alcolici, avete regalato 90 miliardi di euro ai concessionari del gioco d'azzardo. No, 90 miliardi di euro, 20 volte il gettito IMU, 20 volte. Avete chiesto l'anticipo della rata 2014 di IRAP, IRPEF e IRES, cioè, mentre gli italiani hanno difficoltà per pagare la rata 2013, voi andate a chiedere quella dell'anno prossimo. Questa è una vergogna. Ed è altrettanto vergognoso che non abbiate pensato al taglio delle pensioni d'oro. Quando ci sono pensionati in Italia, uno ogni otto, che devono sopravvivere con 458 euro al mese. Ora basta. Voglio immaginare che di fronte a me non ci siate voi, ma che ci siano i cittadini italiani. O continuiamo ad essere schiavi, o sudditi, o per la prima volta nella nostra storia iniziamo a respirare da persone libere e li mandiamo tutti a casa! Per favore, non siamo allo stadio.